Me lo fa dire Intendo. un'altra battuta, l'ultima battuta maliziosa. La dica, la Poi dica. Mi piace indurla, questo lo diciamo, si vede questo. dal fatto che c'è una delle tante differenze tra la prima e la seconda repubblica sta nella statistica del numero di libri che i politici della seconda repubblica hanno scritto e pubblicato. Se lei ci pensa, i grandi leader o le personalità comunque rilevanti della cosiddetta prima repubblica non erano particolarmente grafomani dal punto di vista editoriale, non c'erano collane o volumi o libri o saggi Però che scrivevano per il sprombattuto. paese. Ma soprattutto tendo, ecco la battuta maliziosa, a ritenere che i libri li leggessero più che scriverli. E forse abbiamo avuto un'inversione di funzioni con la Seconda Repubblica. Leggevano, Fine delle studiavano, balizie. leggevano, studiavano e scrivevano per la storia d'Italia. Oggi si scrive per tentare di passare alla storia, ma Sì, di guardi, noi fatto. stiamo discutendo alla Camera la Ma, riforma della però mi scusi, Costituzione. onorevole, ma lei si rende conto che ha iniziato a fare attività politica che forse aveva 15-16 anni, Sì. giusto? Poi è diventato leader della FIGC, che era la Federazione dei Giovani Comunisti, lo dico perché magari Sì, tanti pensano alla possono, Federazione Gioco gioco Calcio. Lei calcio, aveva questo e tanti pensiero. giovani, sì, tanti Sì. giovani nati negli anni 90 non ricordano, forse non hanno conosciuto neanche leggendo sui libri di storia, per esempio Sandro Pertini. Mi è Sì, capitato di non c'è sentire dubbio. tanti giovanissimi impegnati anche, che però Non c'è dubbio, non sì. riuscivano a respirare, no? Sì. Quel socialismo umanitario diverso. Per cui lì ha iniziato a 15 anni, ha fatto una serie di selezioni, ha studiato politica nel senso buono della parola e oggi fa il parlamentare. Poi ci sono in questa Seconda Repubblica soggetti che fanno i parlamentari come lei nel suo partito e in altri partiti, che forse non avrebbero fatto gli amministratori di condominio nella Prima Repubblica. O ci sono ministri che sino all'altro giorno non sapevano cosa fosse Ma la lei politica. mi vuole trascinare su un E terreno, che certo. per lei è un terreno giornalistico o E per lei sociologico. dovrebbe essere di verità Per me è politica, un però. terreno scivolosissimo sul piano. E Invece no, scivoli. io voglio dire questo. Non c'è dubbio però, raccolgo l'appello che fa lei, non la provocazione, che dobbiamo ricostruire le ragioni di un percorso più ordinato, di Certo. formazione di una classe dirigente. È importante. Dopodiché questo non significa che non ci siano, mi creda, dei giovanissimi parlamentari, delle giovanissime parlamentari, Capacissimi. di grandissima capacità, anche Certamente. perché è cambiata molto la dinamica con la quale la formazione avviene. Io lo vedo anche nell'uso, nel rapporto, adesso non ne parliamo, che la politica ha con gli strumenti della comunicazione sociale, i social network, la rete. Non è un modo diverso di acquisire competenze, informazioni, conoscenze. Pensi, l'altra sera al telegiornale, la notizia un po' offuscata dalle vicende francesi, che in Nigeria, gli estremisti di Boko Haram avrebbero incendiato 16 villaggi con centinaia, forse alcune migliaia di vittime. Boko Haram, se facessimo un sondaggio fuori da qui, su 100 persone a cui chiediamo di darci una Uno. definizione, forse. Però la differenza è che la generazione dei nostri figli, se ha soltanto la curiosità di capire di che cosa si sta parlando, apre Wikipedia, Boko Haram e perlomeno un paio di pagine dove le coordinate fondamentali di quel movimento vengono descritte le possiede. Cioè anche le dinamiche con le quali si acquisiscono le informazioni, il consenso che si trasforma e sono molto diverse da prima. Però l'appello a fare di nuovo della politica una disciplina, adesso non voglio fare la parte vestire i panni dell'uomo antico, anche se magari lo sono, per restituire quel tanto di rigore, una disciplina rigorosa, questo sì, questo credo che sia vero, che sia giusto e che sia un appello da raccogliere. Senta, lei è stato un dalemiano. Non posso negare di conoscerlo. No, sto scherzando, ma certo, io ho avuto l'occasione di lavorare con D'Alema a lungo, relativamente a lungo, insomma, quando lui divenne segretario del PDS, era il 94, dopo quel famoso voto su Berlusconi, io entrai in un gruppo di lavoro che lo coadiuvava e da lì, insomma, c'è stata una lunga consuetudine e Senta, amicizia. cosa prova quando vede quelle immagini di queste settimane in cui viene fischiato, contestato, offeso? Si riferisce all'episodio di Bari, lo Mi sciopero. riferisco a Bari, ma mi riferisco anche giorni fa durante i Ma funerali di Pino beh, sì, Daniele. la camera ardente di Pino Daniele penso sia una cosa completamente diversa. Peraltro c'era davvero un rapporto di amicizia tra i due, quindi era un atto così di
di vicinanza, di... Cioè, hanno sbagliato come sbagliaste voi con le monetine a Craxi. Io non ho mai pensato di lanciare una monetina a nessuno e tantomeno sarei andato davanti all'hotel Raffaele a lanciare delle monetine. Però lo stesso sentimento e si riscontra credo oggi che nelle la mia piazze. Cultura politica, quella parte che era la parte della nella quale militava all'epoca, sinceramente non ci fosse all'hotel Raffaele a lanciare le monetine a Craxi, anche se aveva combattuto Craxi sul piano politico, ma questo ci porterebbe a fare un altro discorso. Lei mi ha fatto una domanda sulla contestazione d'Alema. Mi colpisce naturalmente. Le piazze sono simili. Mi colpisce punto. Naturalmente e mi dispiace sul piano umano, però credo anche che ci sia una... Se lo sia meritato? No, nel modo più assoluto non penso. Intendiamoci. Io penso che gli uomini politici, i leader politici, hanno sempre meriti e colpe, hanno maturato esperienze positive e hanno compiuto errori, hanno responsabilità. Qual è stato il più grande errore di D'Alema? Non avere il coraggio dopo il 98 di candidarsi come leader dopo aver fatto il Presidente del Consiglio? Adesso la stupirò, però lei mi sta trascinando proprio su un terreno. Io credo che D'Alema ha avuto molti meriti naturalmente e se lei mi chiede qual è stato il più grande errore che ha compiuto è stato pensare ad un certo punto che il partito della sinistra italiana fosse una forza non più riformabile e che si dovesse accettare la logica che per arrivare all'esercizio del governo e del potere quel partito fosse oramai uno strumento quasi secondario, non dico inservibile, e bisognasse puntare risolutamente su quella cosa di cui abbiamo parlato all'inizio, una personalizzazione molto marcata del ruolo del leader. Lui, prima di andare a Palazzo Chigi, si candida capolista come una sorta di test di popolarità e di consenso alle elezioni comunali di Roma, e il suo staff, del quale anch'io facevo parte immeritatamente, però mi dissociai da quella scelta, manda in tipografia un manifesto con l'immagine, la fotografia del candidato, del leader, senza il simbolo del partito. Ecco, quello è un esempio, un passaggio che rompe, che spezza. D'Alema in quegli anni era il capo della sinistra e avrebbe dovuto dedicare molta più energia e impegno alla ricostruzione di un soggetto della sinistra. Questo è l'errore. E da questo punto di vista invece... Dopodiché la contestazione in piazza Bari il giorno dello sciopero credo sia molto figlia invece di un'altra cosa che non è, poteva essere D'Alema, poteva essere un altro personaggio della vita politica, è l'esasperazione. Certo. Quando, adesso me lo lasci dire con una battuta che però, quando il popolo ha fame, il potere diventa il bersaglio e a quel punto è la responsabilità del potere e della politica dare le risposte a quel popolo che gli consenta di risalire la china della fiducia. Lei ha detto, andiamo verso la conclusione di questo incontro, lei ha detto D'Alema ha sbagliato quando ha iniziato a personalizzare trascurando il partito, bene o male, no? A questo punto Renzi è intelligente al cubo perché personalizza ma non trascura il partito, anzi vi usa, vi convoca in direzione nazionale, fa votare cose che alla minoranza non andrebbero, imponendo ai parlamentari di votare le sue cose al governo. Ma qui si apre un'altra discussione che riguarda la natura del partito, che cos'è un partito, cosa sono i suoi organismi dirigenti. Noi abbiamo composto degli organismi dirigenti sulla base della dinamica del congresso. Nella direzione nazionale. Renzi non trascura il partito, usa. Nella direzione del nostro partito c'è una netta maggioranza che si è anche allargata poi, che sostiene Renzi. Mi risponda, lo usa? Ma lo usa strumentalmente ha questa visione democratica del dibattito? Ma no, io né l'una cosa né l'altra non penso che lo usi strumentalmente. Ha una visione rigida del partito. Cioè il partito non si può governare dicendo ci sono state le primarie ci hanno dato un mandato e adesso si fa esattamente così e punto. Perché i congressi sono importanti, le primarie sono importanti, ma un partito, quando le dicevo prima, è una comunità, è un luogo dove si discute, dove si elabora, dove ci si confronta e non sempre, me lo faccia dire questo, non sempre le critiche che provengono da una parte possono essere liquidate come il tentativo di affossare qualunque disegno di riforma. Tra pochi giorni sarà un anno esatto che, mi faccio dire una cosa più personale, un anno esatto dalle mie dimissioni da presidente del PD.
Io mi sono dimesso, non sono pentito di quella scelta, ma mi sono dimesso senza pensarci troppo a lungo quando sono intervenuto alla direzione del mio partito all'indomani del patto del Nazareno e ho espresso una serie di riserve critiche sull'impianto della legge elettorale che era stata concordata con Berlusconi. Ho detto che la soglia per il premio di maggioranza era troppo bassa. Ed è salita al 40%, come io proponevo all'epoca. Ho detto che la soglia dell'8% per l'accesso al Parlamento delle forze non coalizzate era troppo alta, potevi prendere 3 milioni e mezzo di voti e non avere un solo parlamentare e andava abbassata, e oggi è abbassata al 3%. Ho detto che era stato un errore politico partire dall'accordo con Berlusconi, bisognava partire da un accordo con le forze della maggioranza. Oggi l'accordo è stretto con le forze Quindi della dovrebbe maggioranza. richiamarla alla No, presidenza. adesso c'è un altro, quindi va benissimo. Però mi ricordo che la reazione che io ricevetti, diciamo, la risposta che ricevetti in quella sede, non fu particolarmente garbata, né nei modi né nei toni. E io presi atto che se volevo difendere le mie posizioni in quella sede, era meglio sgomberare il campo da qualunque equivoco, liberare quella poltrona che avevo occupato un mese prima, senza particolare entusiasmo, ma con grande responsabilità, e continuare a fare la mia battaglia politica. 10 mesi dopo, l'80% delle richieste, delle proposte che io avevo avanzato in quella discussione sono diventate Piattaforma la piattaforma politica. politica. Cioè un partito discute. Allora la domanda lì dice: Renzi usa il partito in modo strumentale oppure ha una visione democratica? Le ho detto né l'una cosa né l'altra, perché il problema è Però che un in quella partito fase le non. votarono contro in maggioranza. Sì, ma non è il La stessa punto. maggioranza che oggi invece approva la piattaforma che si rifà sulle Sì, tesi, ma per cui è ed è strumentale esattamente la l'uso. ragione per la quale bisognerebbe sempre avere, lo dico così, il coraggio persino, oltre che l'autonomia, di cogliere la quota di verità che sta nelle ragioni dell'altro. Io ho fatto una battaglia in questi mesi, in queste settimane, sul tema del Jobs Act e non ho votato quel provvedimento. Anzi, mi fa dire una cosa perché sono a Lecce. Voglio anche oggi esprimere tutto l'affetto e la solidarietà a Teresa Bellanova per le minacce che ha ricevuto e che sono fatti gravissimi, che non vanno sottovalutati né sottaciuti. Ma sul merito, io ho espresso Però vede che nel. la politica molte volte poi è rigettata dal cittadino, perché il cittadino minacciato non viene protetto, il politico minacciato viene messo sotto scorta. Beh, insomma, adesso questo però non mi lasci dire che non è così. Il politico sotto scorta è perché c'è un No, dico comitato giustamente, però per tante l'ordine, volte, per la quante sicurezza. volte il Ma ci cittadino sono non è anche tutelato, però? cittadini che sono, ci sono i cittadini, gli imprenditori, i commercianti che nel sud si ribellano alla 'ndrangheta e che sono messi anche sotto controllo e vigilanza. Ma, insomma, non era di questo però che volevo parlare, anche se capisco la critica, ma in questo caso mi sento di respingerla. Io però ho fatto quella battaglia non perché io non creda che una riforma del mercato del lavoro nel nostro paese è necessaria, non perché io non creda che bisogna estendere le tutele a chi non le ha, non perché io non creda che bisogna mettere più risorse negli ammortizzatori, nelle politiche attive, nei servizi per l'impiego. Tutte queste cose sono giuste e vedo la quota di realismo e di verità che è presente in quella riforma. Poi ci sono degli aspetti di quella riforma. Colpire le norme sul licenziamento, modificare l'articolo 18 che di fatto non esisteva già più, o introdurre nella prima delega, nel primo decreto attuativo, anche la norma sui licenziamenti collettivi come non tutelati più secondo le vecchie norme, sono cose sulle quali io dissento e dico le ragioni del mio dissenso. Ma un partito è vivo se discute. Quando il pensiero si omologa, i partiti non sono più forti, sono più deboli. Chiudiamo sulla Puglia. Emiliano, il candidato di centrosinistra per la successione a Nichi Vendola. Anzi, prima di questa domanda mi è venuta un'idea. Può essere, come dire, un'attrazione politica il neopartito che da qui a qualche giorno nascerà tra Landini e Vendola, per voi Ma che questa non. mi dà un'informazione lei, Eh perché sì. io, a Beh, me non questo. risulta. A Milano c'è questo grande summit. Ma no, a Milano c'è un appuntamento di 3 giorni, al quale peraltro sono stato invitato, poi non credo di poter partecipare per altri impegni, ma non so dire se a Milano nascerà un nuovo partito. Landini ha sempre dichiarato, a domanda specifica, che il suo ruolo è di fare il capo della FIOM, del sindacato dei metalmeccanici della CGIL, e che l'impegno nel sindacato è la Comunque potrebbe ragione. essere attrazione per scontenti del Ma PD. non lo so, guardi, io penso che il PD sia nato come una forza della sinistra italiana.
E la scelta apprezzabile che ha compiuto Renzi di formalizzare la nostra adesione alla famiglia socialista mi pare che sia la conferma di questo. Io voglio la sinistra nel PD, dopodiché rispetto la sinistra che sta fuori dal PD, ma il mio impegno è per fare del PD una grande forza e di una sinistra rinnovata. Torniamo a chiudere in Puglia. Emiliano ha detto: nelle nostre liste non dovranno esserci rinviati a giudizio uomini sotto processo e logicamente condannati. 7 consiglieri regionali su 20 del centrosinistra hanno problemi con la magistratura. Dovrebbero essere realmente isolati? Guardi, o insegue anche lei questa spinta moralistica? No, moralistica. Io penso che esista una grande questione morale in questo paese, che è complessa, lunga, motivi storici. Io sono un garantista. E quindi è chiaro che nel mio garantismo ogni cittadino è innocente fino a sentenza definitiva. Però penso anche che la politica abbia una responsabilità maggiore, aggiuntiva, che è quella della responsabilità individuale e della opportunità di non delegare unicamente alla magistratura la soluzione dei problemi. Ma condivide o no questa affermazione di Emiliano? No, io posso condividerla nel senso di fare in modo che l'immagine di questo nostro partito sia quella più trasparente e lineare possibile, e penso che sia interesse delle persone coinvolte dimostrare pienamente la loro estraneità ai fatti addebitati. Dopodiché mi faccio dire solo una cosa: c'è anche una differenza rispetto alle modalità con le quali si incorre, no? Se un uomo politico o un amministratore, ed è capitato, viene rinviato a giudizio per un blocco stradale perché difendeva i diritti di una manifestazione di operai cassaintegrati, è diverso da un rinvio a giudizio, da una condanna per un fatto di corruzione. Credo che ci sia una distinzione di cui tener conto. Sì, ma al netto di questo... Però è anche diverso l'uso dell'immunità parlamentare che si è fatta nella politica rispetto a coloro che sono andati in galera per respingere un regime. Su questo lei ha ragione, l'immunità parlamentare è stata un istituto che aveva delle ragioni all'atto della sua fondazione, uscivamo dalla dittatura, no? E quindi c'era anche una preoccupazione in questo senso, che nel corso degli anni è stato largamente abusato. Il sistema è stato largamente però rivisto e io penso che da questo punto di vista noi dobbiamo sempre di più dirigerci verso una condizione nella quale l'uomo politico, il parlamentare, l'uomo delle istituzioni è prima di tutto un cittadino che risponde alle stesse regole degli altri cittadini. La ringrazio, in bocca al lupo. Grazie, grazie di questa ospitalità. E buon lavoro. Grazie a voi.